Ora si sente. Ora dovrebbe sentirsi bene. Si sente adesso? Mi ha attivato il microfono. Effettivamente. Non si sente ancora niente? Vediamo qua. Ma c'è un po', c'è un po' di lag. C'è un po' di ritardo. È normale. Proviamo. Sì, adesso ti arrivo. Ora si sente. Oh, ok. Ci sentite adesso? Oh, che bello. Finalmente. Ok. Oggi dovremmo un po' allungarci per arrivare Sì, sì, sì. Possiamo tipo con il tastino che c'è presente. Con la tastino. Ok, dai. Aspettiamo ancora qualche secondo che si connette qualcuno e poi partiamo. Oggi siamo leggermente in ritardo perché abbiamo avuto dei problemi tecnici estremi, giganteschi, ma come sempre, quindi quando ci sono gli eventi importanti, le live toste, ci sono dei problemi, dei piccoli imprevisti. Tra l'altro, siccome... Ok, ora si sente, ma diteci quanto si sente. Si sente bene? Sì, bene. Tra l'altro, abbiamo in HD il massimo delle barre, quindi... Questa volta adesso che siamo comunque così in attesa, se vi va di ricondividerla sul vostro profilo per aumentare l'engagement, per portare più persone a questo live, ancora meglio. Sì. Allora. Scriveteci quanto si sente, se si sente bene, male. La felpa. Vai, che poi c'è un 50 gradi. Come tipo l'ultima casa che avevamo preso su Airbnb, che tipo arrivavano a 47 gradi dentro casa. Assurdo. Va bene, dai. Va bene. Aspettiamo questi 30 secondi che si sta diffondendo tutto. Si sta diffondendo il coronavirus. Si sente benissimo, ok, si sente, quindi ci vedete anche bene? Sì, perfetto. Ci siamo. Ok, ciao, intanto ciao Eugenio, ciao Camuel, ciao Alberto. Oh, vediamo un po' qua se si riesce. Ok, funziona tutto bene, dai. La regia c'è, ci siamo. Quindi Heroes, benvenuti, ben arrivati a questa live. Una live particolare, infatti abbiamo qui con noi un ospite, diamo anche il benvenuto a Thomas, eccolo qui, in persona. Ciao a tutti. Ciao a tutti gli Heroes presenti. Prima volta sulla community. È vero. Diciamo, è sempre stato un po' di commenta filato. Commenta un po' dietro, cioè, da quei tips di nascosto. Che poi adesso, in questo live, si scoprirà. Però, tipo, su alcune cose la community ci ha dato diverse mani sull'aspetto immobiliare, quindi tanto bene. Vai, andiamo subito al sodo e svegliamo l'arcano. Allora, partiamo soprattutto come abbiamo conosciuto Thomas. Per conto, siamo in questo ambito da qualche anno e le prime operazioni immobiliari che sono state in associazione con una società di qua di Milano, abbiamo iniziato a collaborare insieme e abbiamo conosciuto Thomas, che era il cacciatore numero uno di questa società per trovare l'operazione immobiliare. Quindi risale al 2017. Tre anni fa ormai. Quel periodo lì, quindi diciamo rodati nel tempo, a un certo punto abbiamo detto ok, iniziamo a farlo conoscere anche sulla community, sì, diciamo, per una grossa mano. È andata così, noi ci siamo conosciuti da un po', è un po' che proviamo a fare questa live, è un po' che proviamo a fare questa diretta, ma per un motivo o per l'altro, perché non eravamo in Italia, perché non c'eravamo tutti, o perché Thomas era un po' restio iniziale, ce l'abbiamo fatta, siamo qui, e la prima volta che ci siamo conosciuti, tra l'altro, e che ci hai raccontato un po' quello che è l'attività del cacciatore immobiliare, ma il cacciatore immobiliare mi sembra una cosa un po' strana, non l'avevo mai sentito, cioè noi siamo nell'ambito degli investimenti da un po' di anni, il cacciatore immobiliare sembra una roba anche un po' rude, un po' particolare, la favola, che cos'è, che cosa com'è, quindi magari adesso presentati anche te alla community e capiamo che cos'è, chi è questo cacciatore immobiliare. Ciao a tutti, io sono Thomas e veniamo subito al dunque. Allora, il cacciatore immobiliare, alcuni lo confondono con il procacciatore d'affari immobiliare. Io preferisco chiamarlo cacciatore immobiliare perché appunto sono proprio un cacciatore di operazioni immobiliari. Quindi io, il mio compito, il mio lavoro è svegliarmi la mattina e utilizzando i vari portali, piuttosto una gazzella si sveglia la mattina. Una gazzella si sveglia la mattina, sa che deve scappare da un leone e ecco, c'è... paradossalmente è giusta la metafora di Stefano. Io mi sveglio la mattina e so che devo correre, perché quando arrivano le operazioni immobiliari sul mercato so che devo correre per cercare di arrivare il prima possibile. Quindi nel pratico, tecnicamente, qual è la relazione che ti mette con le società immobiliari o comunque con i vari investitori immobiliari? Ok, allora nel pratico io ho sviluppato, affinato, diciamo, una tecnica che
praticamente mi permette di analizzare velocemente già da casa, già una volta che vedo l'annuncio, capire se l'immobile che mi viene segnalato piuttosto che mi viene trovo sui portali immobiliari, nel giro di una mezz'oretta riesco già a capire se si tratta di una possibile operazione immobiliare. Mm-hmm. Quindi nel giro di una mezz'oretta già capisco se vale la pena oppure no approfondire. Mm-hmm. Dopodiché, se diciamo la risposta è positiva, il feedback che ho è positivo, mi attacco al telefono, cerco di fissare l'appuntamento il prima possibile con l'agenzia per vedere l'appartamento o l'immobile o l'ufficio o quello che è. Ho già in testa che cosa voglio fare, se frazionare piuttosto che dare una rinfrescata in base al materiale che mi viene fornito. E poi il comandamento numero uno, cioè è unico, correre. Sì, bisogna correre. Se l'agenzia tarda, diciamo ti fissa l'appuntamento qualche giorno dopo, qualche giorno seguente, non bisogna mollare, anzi bisogna mollare tutto quello che si sta facendo. Sei in tuta, sei impresentabile, sei la barba che perché hai fatto la nottata la sera prima, no, devi correre, presente. Presentarti in agenzia, far vedere che sei sul pezzo. E vabbè, non sarebbe la prima volta, poi magari vi racconto un aneddoto di una volta che mi sono presentato in agenzia, vabbè, quando era ancora chiusa. Delle cose simpatiche poi possiamo vedere. E quindi questo è. Quindi, impostare l'operazione. Tecnicamente tu fai una schermatura iniziale di tutto quello che hai intorno, sì, come possibili opportunità immobiliari, ad occhio ormai perché ci ha fatto sì, il caldo, sì, diciamo riesci sì a comprendere quale può essere una cosa interessante, dove c'è un margine interessante anche per l'investitore. Assolutamente sì. La devi valutare in qualche modo, quindi ovvio devi presenziare a vedere assolutamente tutto, e poi nel caso impacchetti il tutto per impacchetto il tutto, faccio il mio sopralluogo, faccio tutte le mie verifiche del caso, sì, che sono mirate appunto a non far perdere tempo in un secondo sopralluogo sia all'investitore che ai tecnici, certo, quindi architetto, impresa e tutto quanto e il resto, così che loro quando io gli propongo l'operazione escono e non escono a tempo perso. Poi per amor del cielo magari l'operazione non si fa. Mm-hmm. Però almeno non ci troviamo ad inciampare su una buccia di banana. Quindi la prima uscita non la fai? La prima uscita cerco sempre di, cioè la faccio sempre da solo. Okay. Perché se trovo qualcosa, ora che chiamo e organizzo, ognuno ha i suoi impegni, quindi la faccio sempre da solo. Però affinato appunto questa tecnica su consiglio di tecnici e altre società con cui collaboro spesso, mm-hmm, una in particolare, per poter appunto andare diciamo e scremare tutti i punti che sarebbero ostativi, mm-hmm, o che comunque sarebbero di impedimento all'operazione immobiliare. Okay. Mi viene un esempio su tutto, se voglio fare un frazionamento, un cambio di destinazione d'uso, la prima cosa che faccio è verificare l'esposizione, mm-hmm, dell'immobile. Perché se io dico ok, è bello, un'operazione, poi quando chiamo il tecnico faccio scomodare tutti quanti, questo arriva, mi dice, cazzo, non hai controllato la mola esposizione, una, due, tre volte, dice, ogni volta che Thomas mi chiama, non vengo più. Cerco di evitare appunto okay queste cose qua. No, certo, perché sono professionisti, sono da tenere comunque buoni anche loro. Sì, allora, io farei in questo modo, magari, organizziamola così, sia per chi ci ascolta, sì. Spieghiamo un po', perché magari qualcuno è completamente nuovo, vedo qua questa sera, qualcuno invece ci segue da un po'. Allora, partiamo da come organizzare questa diretta, per noi siamo partiti a bomba, ah, e adesso no, vabbè, andiamo, diamo una scaletta, diamo di qualcosa, che però ci sta, perché sulla community quando abbiamo chiesto ma come le organizziamo queste dirette, tutti ci hanno detto ma come la chiacchierata alla bar, è buono, noi oggi siamo partiti così proprio a bomba, senza spiegare nulla, diamo tutto per scontato e va bene, dai, però proviamo anche un po' a impostarla, visto che è soltanto la terza live e poi partiamo in maniera anche più lineare per chi non ci conosce. La live sarà organizzata in quattro fasi, di solito tre, però, quindi la fase 1... Evoluzione. La fase 1 è questa iniziale, quella di cazzeggio, abbiamo fatto l'intro, no, che ci sta sempre. Un momento adesso in cui solitamente durante le nostre live quello che facciamo è parlare di un argomento, mm-hmm, e chiaramente oggi parleremo di mercato immobiliare e di una professione specifica, quella dei cacciatori immobiliari, e poi, in questo caso, c'è la parte dell'ospite, certo, domande e risposte, quindi riusciamo a fare magari anche un po' di domande e risposte, ah, sì, in questa occasione, così spiegate questo momento perché qualcuno qua ci sta scrivendo ma come funziona, come è organizzata e quant'altro, già arrivano le domande, da che margine inizia a valutare, cioè già la gente è inserita, lo vediamo alla fine, quindi
fatto questa introduzione, così che tutti sanno come è organizzata, momento, il cazzo già abbiamo passato, siamo connessi tutti, quindi ora passiamo proprio con quello che è. Diciamo che sull'ingresso e il momento di cazzeggio si è anche presentato, ho visto quali sono i vari. Ci siamo, quindi, sì, di cosa parliamo oggi? Benvenuti, parliamo chiaramente di immobili e parliamo di questa professione, professione di calciatore, quindi argomento principale, e poi domande e risposte. Qua ne vedo un sacco che stanno arrivando, alla fine rispondiamo a tutti, quindi anche se l'avete fatto, non vi preoccupate, la stiamo archiviando. Che poi per assurdo, magari anche nella live, mentre si fanno delle domande, potrebbero uscire anche così. Risposte. Quindi, allora Thomas, te sei partito a bomba, abbiamo raccontato un po' come ci siamo conosciuti, il fatto che ci siamo conosciuti in una grossa azienda che fa operazioni immobiliari, che fa investitori immobiliari, perché tu eri la persona che portava questa operazione, quindi trovava delle iniziative immobiliari, le confezionava, le presentava a questa società, le presenta tuttora a queste e più società, e poi la società decide se farle o no. Quindi quello che ti racconto adesso è che cosa fa esattamente il calciatore immobiliare, per magari passare alla parte operativa, e come sei arrivato a fare il calciatore immobiliare. Ok, allora iniziamo da che cosa fa. Che già l'abbiamo introdotto prima, però giusto un breve riassunto. Il cacciatore immobiliare è quella figura del settore immobiliare che trova le operazioni, quindi le valuta e quando hanno senso le confeziona, quindi dà un senso logico all'operazione immobiliare, capisce, intuisce per primo la potenzialità di un immobile, quindi quale, se può essere frazionato piuttosto che altro, e semplicemente è la prima persona che redige un business plan e un conto economico, e una volta che quadrano i conti secondo determinati criteri, visto che prima qualcuno chiedeva in base a quale, diciamo, percentuale, in base a quale margine, in base al tipo di investitori o di società di investimento a cui si vuole proporre, si inizia a valutare determinate operazioni. E quando ci siamo conosciuti ci hai detto il cacciatore immobiliare è quella figura che quella non si vede, ma non si vede. È quello che si sporca le mani alla fase iniziale. Sì. Io... Poi nei studi immobiliaristi non ci sono veramente queste persone che prendono, riescono, si aspettano che arrivino. I più famosi immobiliaristi d'Italia, di Milano, del mondo, è gente che sta nel proprio ufficio ma non esce dal proprio studio. Chiaro. Perché ha una sorta di collaboratori, di gente che fa il lavoro sporco su strada. E appunto, quello che mi viene sempre riconosciuto e che so, ma comunque quelli che sono nel settore immobiliare lo sanno perfettamente, diciamo che facciamo tutti parte di un'unica piramide, perché se vogliamo possiamo considerare una struttura piramidale, dove però ogni elemento è fondamentale. Dall'investitore principale che mette i soldi, da chi gestisce l'operazione a chi la trova, perché senza il cacciatore immobiliare, senza chi trova le operazioni, l'investitore non fa niente, può stare a casa, contarsi i soldi, accendere il suo. E questo è interessante, perché molto spesso quando magari vediamo queste grandi tra l'altro mi piace molto la diretta 3, che è un misto, no? Tra la prossima volta ci portiamo la birretta, potremmo diventare proprio il format, secondo me stiamo trovando il format giusto, però vabbè, a parte questo, è molto interessante, perché ne abbiamo parlato anche in un'altra occasione, come poi molto spesso si conoscono i grandi immobiliaristi d'Italia, le grandi aziende che fanno numeri importanti, e questo è straordinario, però spesso appunto sono le società che fanno la decisione finale, ma sono proprio tutti questi cacciatori immobiliari che non si vedono, sono anche po' nel loro, che presentano l'operazione, la fanno arrivare e poi qualcuno ci mette sopra il proprio timbro e la divulga, come è giusto tra l'altro anche che sia, glielo fa la sua professione, fa la sua attività, però è bella, no? Questa cosa che c'è dietro un lavoro che a volte non si vede, che poi è il lavoro iniziale. Come sei arrivato a fare questo? Allora, io sono arrivato da quando il mercato delle aste, io nasco facendo, ho iniziato a fare operazioni immobiliari sul fuori Milano, comprando all'asta. Okay. Iniziando a entrare nel mercato di Milano, ho tentato sempre, ho fatto un paio di operazioni all'asta nella periferia, però poi da circa 2 anni il mercato delle aste a Milano è impazzito. Anche fuori sta diventando impossibile. Ho sentito. Abbiamo fatto una cosa. Oggi anche Camel, che è qua connesso,
Una casa che è arrivata e schizzata. È impazzito e quindi niente, ormai era diventato inavvicinabile pensare di fare un'operazione su Milano, soprattutto nella cerchia, quella all'interno della circonvallazione. Mm-hmm. Fare un'operazione all'asta, quindi ho provato a fare un po' di consulenze per il saldo e stralcio, nel senso che andavo proprio a cercare i debitori che mi venivano indicati da investitori immobiliari. Quindi ancora più sul campo. Però non era il mio, nel senso che... È tosta? Sì, è tosta, però... Ma non tanto perché è difficile, cioè proprio io a livello personale non riuscivo... A volte riuscivo a entrare in empatia con la persona, con l'esecutato, però non era una cosa che mi piaceva. Spieghiamo che proprio non sa nulla, che magari qualche nostro investitore viene dal trading, dalla finanza e gli passa a questo punto. Quindi tu sei andato a ricercare da parte delle persone che hanno la casa all'asta, quindi sono gli esecutari, i debitori. Cercare di metterli in contatto, l'esecutato, il debitore, con queste società, con questi investitori, così che poi loro si mettessero d'accordo per prendere la casa prima dell'asta. Però devi andare, bussare, lettere, amico, comprendere. Lettere, ricerche su Facebook, pagine bianche, appostamenti. Un mix tra lavoro investigativo sì, più o meno. Anche dal bar sotto casa. è così. Le ho rischiate anche, un paio di volte. Sì. Vabbè. Porca puttana. Comunque poi niente, siccome non mi piaceva quell'ambito, ho detto adesso inizio a cercare sul libero mercato. E inizialmente avevo trovato un'operazione che mi sembrava molto buona, si trattava di circa 100 metri quadri in centro a Milano. Io avevo valutato anni prima per uno stralcio un appartamento nel civico a fianco, ma era al primo piano. Okay. Quindi considerando che, ricordo i numeri, quello al primo piano valeva 500.000 euro, questo era in vendita a 360.000 euro. Sono andato a vederlo. E, essendo però un piano rialzato, ho detto no, non va bene. Quindi sono arrivato nella società, ho parlato con il titolare della società, l'architetto, l'impresa, c'era una sorta di riunione, ho detto guarda, l'operazione l'ho trovata, però non mi sento di proporla. A quel punto l'impresario e l'architetto hanno detto no, ferma un attimo, tira fuori la planimetria, se qui facciamo così, così, cos'ha, escono due bilocali. Ah, perché era un unico immobile. Era un unico immobile. 100 e passa. E io ancora non avevo quel focus, quella visione. Lì quindi hanno fatto l'operazione, mi è stato comunque pagato il compenso, perché nonostante io in primis avessi bocciato l'operazione che avevo trovato, da lì mi si è aperto un mondo. Da lì mi si è aperto un mondo, ho iniziato a stressare l'architetto, l'impresario, mi sono fatto spiegare quali sono i parametri fondamentali per poter vedere, si dice a volte leggere tra le righe. Io vabbè, in questo caso direi vedere tra la planimetria, quello che non è indicato nella planimetria, però vederlo con l'occhio una volta che affini una tecnica riesci a capire determinate cose. E quindi io in particolare sono specializzato sui frazionamenti. Frazionamenti, poi se abbinati al cambio d'uso. Quindi mercato libero. Mercato libero, sì. Frazionamenti, cambio destinazione. Sì, adesso magari vediamo qualche case history, che è sempre la cosa più interessante, più ispirazionale e quant'altro. Ma quindi, collegato a questo, cioè, oggi come è organizzata la tua giornata? Cosa fa un cacciatore immobiliare? Cioè, si sveglia? Allora, la parte veramente più curiosa è questa. Poi, no, il bello di questo lavoro è che non hai orari. Che può essere un pro, cioè può essere un bene e un male, perché se non sei in grado di gestire il tuo tempo diventa a volte pesante da gestire. E io semplicemente mi organizzo le mie giornate in base agli appuntamenti che riesco a fissare con le agenzie immobiliari, fermo restando che la mia agenda può stravolgersi da un momento all'altro, perché se dovesse arrivare un alert semplicemente da immobiliare.it piuttosto che idealista di una cosa che è veramente interessante, viene in primo piano. Molli tutto e vai. Mollo tutto e vado. Ok, chiaro. Quindi io posso... Cioè, quindi il tuo lavoro principalmente è mettere degli alert su quelli che sono i parametri che ti interessano e poi correre. Cioè andare Poi fondamentalmente adesso col tempo ci sono molte agenzie che mi contattano, mi chiamano, magari hanno un occhio di riguardo verso di me piuttosto che altre persone che fanno il mio stesso lavoro. O altri investitori diretti che conoscono. Avevi detto che alcune occasioni non andavano neanche più in piattaforma. La cosa migliore è quando riesci a instaurare questo feeling con le agenzie, che naturalmente prima di mettere in piattaforma, quindi sui vari portali
l'annuncio, chiamano i potenziali investitori che sanno che nel giro di pochi giorni riescono a delineare mm-hmm. e eventualmente fare un'offerta, dopodiché invece se non ci riescono le mettono in pubblicità. È vero che Milano è una piazza talmente grande che ci sono tantissime agenzie che invece questa cosa non la fanno. Mm-hmm. Mettono l'immobile e cercano l'utente finale. La diretta, certo. Quindi diciamo che appunto la mia giornata è basata principalmente sulla velocità. Quindi quando arriva una notizia, se la reputo interessante, devo correre. Mm-hmm. Gli altri giorni, che sono molti, ci sono molti giorni liberi, le passo a cercare, strutturare, analizzare operazioni un po' più complesse che mm-hmm. comunque ti danno la possibilità di... Quindi proprio parti dai portali? Sì, io parto dai portali. Parto dai portali, sì, perché fondamentalmente finché non avevo chiuso alcuna operazione ero nessuno. No, ero nessuno, nel senso... Ma paradossalmente io negli ultimi 2 anni ho chiuso tra il 19 e 2019 e 2018 una ventina di operazioni. Mm-hmm. Ma di queste 20 operazioni forse 5 mi sono state segnalate. Ah, dalle agenzie. Le altre sei andato tu a Le altre le ho trovate io. Sì, perché nel momento in cui l'ho trovata l'agenzia non mi conosceva. Chiaro. Ha visto poi che si è concretizzata l'operazione, mm-hmm. allora da lì ha iniziato a chiamarmi. Mm. E di sai quali sono? Cioè tu parti, apri il portale, inizi, cioè, da quando apri il portale dici devo trovare un'operazione, a quando la vendi e incazzi di fatti, cosa succede? Allora, fondamentalmente passa un lasso di tempo molto breve. Perché mettiamo caso, io domani mattina mi sveglio, apro il portale piuttosto che mi arriva un alert. Un alert da immobiliare.it piuttosto che perché li ho già settati con dei parametri. Pazzesco. Mi valuto subito nel giro di mezz'oretta, cerco di andare il prima possibile. Mm-hmm. Teniamo conto che se faccio tardi, comunque, se domani mi arriva l'alert, dopodomani io almeno devo aver visto l'immobile. Ok, chiaro. A meno che non abbia la certezza matematica che l'immobile prima di me non lo veda nessuno. Mm-hmm. Però anche qui ci sarebbe un bel discorso. Dovrei chiamare l'agenzia, fargli capire, cioè se mi dice non ho ancora le chiavi, se la gente mi dice non ho ancora le chiavi, o piuttosto che l'appartamento l'abbiamo appena preso, non abbiamo ancora fatto le foto, il proprietario non c'è, capisci? Cerchi di bloccare. Cerco di bloccare, in alcuni casi mi presento direttamente in agenzia per far vedere che sono sul pezzo, che sono pronto e che sono serio. Sì. Diciamo che dal momento in cui vedo l'annuncio, facciamo che entro 24 ore devo vedere l'appartamento, io in queste 24 ore non faccio, se devo aspettarle 24 ore prima di vedere l'appartamento, non faccio altro che aver già studiato e messo in piedi tutta l'operazione, con tutti gli scenari possibili. Quindi mi sono già creato il mio conto economico, mi sono già, anche senza aver visto l'appartamento, certo. Perché ho dei parametri da rispettare, mm-hmm. poi che non possono, che sicuramente l'immobile, anche se sarà nella peggior condizione possibile, sì, non vanno oltre quei parametri. Al massimo si va in positivo, diciamo. Mm-hmm. E quindi ho già prospettato tutti gli scenari. Una volta visto l'immobile, torno immediatamente o a casa o in ufficio, sistemo alcuni dati, perché comunque se chiedo all'agenzia vende un privato o vende una società, certo, piuttosto che la rendita catastale, piuttosto che le spese condominiali, vedi quale delle tue già variabili che hai fatto, quella corretta. Dopodiché chiamo subito tutti i professionisti, che nella maggior parte dei casi sono professionisti delle società, mm-hmm. okay. a cui vado a proporre, così che non porti i miei, piuttosto, e poi una seconda volta loro, gli investitori, devono portare i loro. Ah, ok, perché tanto vogliono vederla con i loro tecnici. Perché comunque loro la vogliono sempre vedere con i loro tecnici. E quindi una volta che anche loro dicono di sì, ma tutto nel giro di 48-72 ore deve avvenire. Massimo 96 ore, nel giro di 4 giorni. Quindi già l'agente immobiliare ti vede, ti rivede entro 2 giorni che torni, dice sei veramente interessato, ci parli un attimino, gli fai capire che sei seriamente interessato, nel giro di una settimana massimo 10 giorni deve aver fatto la proposta. La società a cui l'hai proposto? Sì, o l'investitore privato. Mm-hmm. Chiaro, comunque è la persona a cui le persone, la società a cui l'hai proposto. Sì, deve aver fatto la proposta. E poi il tuo lavoro? Il mio lavoro, una volta che la proposta è accettata, è finito. È finito. Perché devi trovarlo a fare, il bello di questo lavoro è che poi, tra virgolette, se lo fai bene... E comunque l'investitore a cui proponi l'affare
ha fatto le sue valutazioni. Una volta che ti quindi che acquista, diciamo, la tua operazione o che decide di andare avanti, tu una volta che hai chiuso l'affare esci dai giochi. Sì, responsabilità, senso, responsabilità più, limitata, nel senso che non è più la rottura di stare dietro all'operazione, di stare dietro ai lavori, di stare dietro alla rivendita. Tu prendi pochi maledetti e subito, pochi tra virgolette, e via, pronto subito su un altro, su un'altra operazione. Grazie, questa è una figata, nel senso, noi abbiamo fatto un po' di operazioni, abbiamo fatto 6 operazioni ad oggi, e la rottura di balle è proprio gestirla. Cioè, quando, la cosa più bella è quando la vai a vedere all'inizio, sì, fai il business plan e i numeri ci sono, cioè, cazzo, 30%, 40%, sì, è la parte più bella. Poi però dopo che fai la proposta inizia la rottura di palle, che devi, che a volte va tutto lineare, due operazioni, un'operazione che abbiamo fatto, perfetta, cioè quella di Parabiago inizia imbiancata, sì, venduta, 18 giorni, a alcune però ti fanno di business, cioè devi fare degli imprevisti che veramente la rottura vera è quella. Sì. Quindi ti fai un po' la parte più bella. Più, sì, ti fai la parte, nel senso che, cioè, è vero, se gestissi l'operazione dalla A alla Z il compenso poi sarebbe maggiore, però avresti sicuramente meno tempo a disposizione per cercare nuove operazioni, certo, perché comunque seguire un'operazione, cioè devi stare sul pezzo se non vuoi poi che ti cadano tutti gli imprevisti sulle spalle. Chiaro. Quindi trovata, impacchettata, venduta, parti con la prossima, fattura e parto con la prossima. Bello così. Via. Parti con la prossima. Poi ci sono periodi in cui ci sembra che giri a vuoto. No, certo, tipo, però hai dei momenti proprio da sprinter dove comunque in quell'arco di tempo fai tutto e poi proprio per questo vieni pagato. Sì. Io mi ricordo il periodo che è andato da metà settembre a fine novembre del 2018. Sembrava di essere su un altro pianeta. Una dietro l'altra. Okay. Nemmeno il tempo di sapere che la proposta era stata accettata, che già ne stavo portando un'altra perché l'avevo trovata. È stato un periodo fortunato, poi ho fatto anche 6 mesi senza quagliare niente. Certo. Quindi, tipo quella sequenza tipo di 2 mesi, poi... Sì. Poi ti dà la carica, perché poi a livello esponenziale aumenta sempre la mole di lavoro. Chiaro. Perché sono di più le agenzie che ti conoscono, certo, ti inizi a fare il nome, tu sei più gasato, perché comunque dici ce l'ho fatta, ho fatto qualcosa di concreto. Assolutamente. Inoltre, col tempo acquisisci sempre competenze nuove, che ti vanno comunque ad andare, cioè far sì che vai a botta sicura, più o meno. Io adesso quest'anno avevo fatto 2 uscite. Ho fatto solo 2 uscite perché... Quest'anno 2020? 2020, sì. Ho fatto solo 2 uscite proprio per andare a fare visite di immobili. Una, vabbè, sono andato, ma giusto per le pubbliche relazioni. Ormai già avevo preso l'appuntamento, mi ero accorto che non era l'operazione, non sarebbe mai stata in piedi, interessante, ma non era stata in piedi. Poi ho detto vabbè, vado, mi faccio conoscere da un'agenzia nuova, ci faccio 2 chiacchiere, vediamo se salta fuori qualcosa. E poi alla seconda sono andato a botta sicura. Sono andato a botta sicura, visto che era in pubblicità 5,50, perché ce l'avevo, si trattava di un ufficio, ce l'avevo salvato tra i miei preferiti su immobiliare.it da un 6-7 mesi ed era 550.000 euro. E già ero, mi aveva suscitato un po' di interesse, però visto che i numeri, quindi l'avevo lasciato lì. Mi è arrivato l'alert. In quel caso lo pingi, cioè quando scende ti avvisa. Sì, mi è arrivato l'alert che era sceso a 5,10, detto, sono andato a botta sicura. Poi ho detto, vabbè, botta sicura. Io me l'ho fatto i conti con un prezzo d'acquisto molto più basso. Ma quanto che verrà presa? Cioè, 4,70, sì, è stata chiusa a 4,70. 4,70, com'è? Ufficio? Ufficio a 40 metri dalla metropolitana, e verrà frazionato in 3 appartamenti, 3 bilocali. Cazzo, bilano fuori. Molto bello. E quindi... Sì, hai fatto 2 visite e una visita sono andato io direttamente, però mi ero portato anche l'impresario dietro. La seconda visita sono tornato il giorno dopo con l'architetto, okay, e il terzo giorno abbiamo fatto la proposta. Bellissimo. Ecco, in questo caso... Perché io perché era già fatto tutto a monte. Io ancora prima della visita, quando avevo chiamato e l'agente immobiliare mi ha detto va bene, ci vediamo domani, io ero in ufficio, anche se non fossi stato in ufficio, fossi stato a casa, perché questo è bello, puoi anche lavorare da casa. Avevo già sul nostro gruppo di WhatsApp, piuttosto che sul nostro gruppo di mail, mandato tutta la documentazione e le considerazioni ed erano già state avvallate da tutti. Quindi bastava poco, veramente. Bastava poco. L'unica cosa è se non ci accetta l'offerta
a 4,70, noi eravamo disposti ad arrivare a 4,80. Mm-hmm. Però tentiamoci, tipo per queste, cioè alla fine il tuo compenso su queste attività, che alla fine durano quanto? Dai, top 3, 4, 5 giorni? Poi sì, tieni 10 giorni. 10 giorni, ma neanche poi ultra impegnati di per sé. No. Quant'è che ti va a portare a casa mediamente? Com'è, percentuale, fissa? Allora, tieni conto che, vabbè, è vero che dipende un po' dal tipo di operazione. Mm-hmm. Poi io collaboro in maniera stretta con una società con cui, nel senso, ogni volta che gli porto un'operazione valida, loro nel giro di 3 giorni, 4 giorni la chiudono. Okay. Quindi io, piuttosto che mettermi a convincere società terze, investitori nuovi con cui mi devo presentare, nel senso, vado, gliela propongo, loro sì, e ho stabilito una quota dell'1,5%, non dell'utile, ma del prezzo di acquisto. Quindi semplicemente c'è un appartamento da comprare a 600.000 euro, dai 6 ai 9.000 euro, pronti via per me. Okay. Chiudo e passo ad altro. Quindi l'operazione al mese, tra 5 giorni? Sì, bene o male sì, cioè, come ti ho detto, c'è stato un periodo di un mese e mezzo dove ne ho fatte 4, ne ho fatte magari altre da 4-5.000 euro nel giro di 2 mesi, poi per 3 mesi non ho fatto niente, poi ci ho picchiato giù pesante perché ha girato tutto bene. Però io tra il 2018-2019 ho fatto sì, 19-20 di chiusura. Bene. Poi c'è, certo, c'è sempre un limite minimo, nel senso, cioè non è che se gli porto l'operazione da 200.000 euro allora prendo 2.000 euro. No, cioè, certo. Un minimo di compenso ci deve essere sempre, chiaro, che è sempre quei 4-5.000 euro. Quindi c'è una soglia minima e poi percentuale sostanzialmente. Sì, sì, ma infatti io non, sì, la soglia minima più si va in percentuale. Ecco, perché io la cosa che non capivo, quando proprio ci avevamo conosciuti, dai, io stavo a essere diretto da 10 ore che sono troppo curioso. Comunque, la prima volta che ci siamo conosciuti, quello che mi aveva incuriosito è che io non riuscivo a capire era proprio la differenza tra il cacciatore immobiliare e la persona che invece blocca l'operazione e poi la vende. Cioè, pensavo che era la stessa cosa, invece mi ha detto che è proprio una differenza abissale. No, non è che c'è una differenza abissale, si può fare, nel senso che lo stesso cacciatore può fare anche può anche bloccare le operazioni. Perché se no le blocchi, le prendi, business plan, glielo mandi all'azienda, sì, finita. Quando invece ritengo che sono talmente valide ma non ho il tempo materiale, o comunque so che se non la blocco immediatamente potrebbe succedere, arriva qualcuno che te la soffia, allora a quel punto la blocco. Okay. E lì come avviene? Devi cederla qua? Sì, lì devo cederla, nel senso che non faccio altro che cedere la proposta. Ah, perché c'è la proposta. Alla stessa, sì, divento io l'unico esclusivo titolare di di quell'opportunità immobiliare, quindi sono esclusivo. Mm-hmm. A quel punto posso guadagnare veramente di più. Puoi guadagnare veramente di più, ma molto di più, nel senso, perché tu, cioè, quel caso non può scappare. È mia. Se io invece a una società immobiliare devo farli correre, perché devono correre anche loro, fare le considerazioni di fretta, mi danno un compenso. Se invece io blocco l'operazione, quindi gli do tot tempo per ragionare, fare tutte le valutazioni, e sono l'unico esclusivo titolare di quell'opportunità, allora posso chiedere il prezzo che voglio, nei limiti, cioè non che certo, sei, cioè, nel senso, non è che posso, quello io devo chiedere una cifra tale che a loro non rimanga in piedi l'operazione, cioè devi essere nei limiti del ROI, poi certo, assolutamente, no? Sì. Bello, bello così. Cioè, però paradossalmente, se io trovo un'operazione che da su 100.000 euro di investito 50.000 euro di utile, se la società mi dice che generalmente si accontenta del 20-25%, io non è che gli metto 25.000 euro di parte mia, che sennò mi dicono, bello, da lì sei entrato e da lì esci. No, chiarissimo, sì, chiarissimo. Sì, sì, sì. No, interessante. Quindi proprio quello che trovi bello, che comunque da quando ti abbiamo conosciuto il bello del tuo lavoro è proprio questo qua, cioè nel senso che ti dai le tue tempistiche. Tra l'altro, il picchio si è gasato, quando gli avevi raccontato, gli avevi fatto vedere la sessione di scatti, gli avevamo mandato un po' di operazioni, e questo fa un 20%, sì, anche lui l'hai mandato. Sì, assurdo, abbiamo seguito un paio di cose, ho imparato un paio di chicchettine da lui, e tipo per un paio di giorni, perché è gasante come cosa, è molto gasante. Poi io, tra virgolette, in passato nasco anche un po' come nomade digitale, quindi anche io senza orario, senza luoghi, tutto, sei lì, valuti le cose, puoi veramente mettere su un'operazione immobiliare ovunque tu sia. Poi ovvio, c'è il momento del sopralluogo, sì, ci vai tu, però
magari se hai dei collaboratori validi puoi delegare per mandare tutto, e poi tipo si va a spartire la parte di guardare. Certo, quindi. Sì, sì, assolutamente. Mm. No, molto bello, molto bello. Questa cosa, beh, tornassi indietro qualche anno... Basta, non ci sarebbe investito. No, no. Invece, dai, magari chiudiamo con qualche ultima domanda per guardare le domande, però se vuoi raccontarci un'operazione che dici... Cazzo, quella è stata incredibile, o un caso particolare che ti ha raccontato? Guarda, ne ho due da, da raccontare, ma brevemente. Una è, diciamo, l'apoteosi delle tecniche immobiliari, nel senso sono riuscito a unire nella stessa operazione cambio di destinazione d'uso, frazionamento e cessione del preliminare. Quindi un asilo era un asilo... che è stato suddiviso, è stato fatto il cambio d'uso in residenziale, suddiviso, frazionato in 4 appartamenti e fatto con la tecnica della cessione del preliminare. Raccontiamo magari come funziona, che qualcuno... È stato, anziché pagare, una volta trovato l'accordo sulla cifra d'acquisto, è stato proposto ai venditori un acconto di circa la metà del prezzo, in questo caso su 630.000 euro eravamo riusciti a trovare un accordo dandogliene 250 subito, mm-hmm, e il resto alle vendite. Ah, ok, quindi voi avete messo su 250. 250 lavori, più lavori, tutte le spese tecniche, tutto quanto. Con le vendite dei 4 appartamenti abbiamo saldato la proprietà e tenuto l'utile. E quindi in quel caso chiaramente il ROI... Certo, questo è stato fatto perché l'operazione, se l'avessimo acquistato direttamente tutto l'asilo, non avrebbe avuto senso. Chiaro. Però per far sì che il ROI comunque sarebbe stato interessante rispetto alla cifra investita. Ecco, e tu quando vedi un asilo, per esempio, cioè come è uscita l'operazione? Tu hai visto su immobiliare.it? Io ho visto 230 metri quadri, ho visto la planimetria che era praticamente rettangolare. Ok, quindi riuscì a tagliare bene. Sì, ho visto che c'era il doppio ingresso, ho detto va bene, qua mi sono immaginato una bussola da una parte, una bussola dall'altra. Ho detto ok, qua vado, inizio a lavorare con l'agente immobiliare per capire la fretta, se c'è necessità di vendere piuttosto che qualcos'altro. E ho fatto i rilievi, io non sono né geometra né architetto, so qualcosa, ma mi sono fatto tutti i rilievi, gli ho fatto perdere un'ora l'agente immobiliare, che comunque l'avevo anche avvisato. Anche perché non saranno tante a valutare un asilo, immagino. No, ma nel senso c'era un altro investitore prima di me. Che però aveva proposto un rogito lungo. Ah, invece loro avevano bisogno di un acconto sostanzioso subito. Quindi ho impacchettato, ho trovato l'accordo con la proprietà, d'accordo con il titolare della società, lui ha fatto la proposta, poi ha gestito interamente lui con i suoi collaboratori l'operazione ed è andata a buon fine. Comunque qua è attraverso cessione. Una cosa che magari qualcuno ha capito, che questa attività la fai con 0 euro. Sì, cioè, assolutamente. Se hai da fare una cessione perché tu stai prendendo l'esclusività su quell'operazione, è un conto. Certo. Se invece vuoi fare una segnalazione, quello che stai impiegando è tempo, quel momento che stai guardando lì, e poi con 0 euro stai entrando nel mondo immobiliare. Sì, 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 sì. Tempo, taxi, biglietto del tram, piuttosto che quello. Allora, noi abbiamo fatto un video... Ma soldi zero, nel senso, solo competenze. Abbiamo fatto un video, forse il video bonus, quello che davamo con le recensioni, le attestazioni, in cui... perché molto spesso nella nostra community ci sono investitori già affermati, quindi investitori che magari investono centinaia di migliaia di euro, hanno già un portafoglio diversificato e quant'altro, e invece poi ci sono magari investitori o ragazzi anche della nostra età che partono da zero e vogliono creare il loro primo capitale da investimento, vogliono trovare un metodo per capitalizzarsi, difatti poi iniziare ad investire. E ogni tanto capita che chiediamo, guarda, parti intanto da ciò che ti appassiona e scalalo all'ennesima potenza se non hai capitali. Però, per esempio, uno dei metodi più interessanti, da quando ti abbiamo conosciuto, abbiamo iniziato a divulgarlo un po' nel nostro piccolo, per crearsi veramente un capitale in un tempo limitato, è quello di imparare a prendere operazioni, confezionarle e cederle a terzi, perché devi mettere zero e effettivamente una delle poche attività in cui stesse farle, guadagni veramente un botto in un anno potenzialmente, per crearti un capitale per poi farti operazioni da solo. Assolutamente, sì, infatti poi, l'obiettivo poi piano piano sarà, è sempre quello. E comunque tu ormai fai anche qualche operazione? Sì, io quando posso le operazioni che le trovo me le faccio, prima di darle ad altri la faccio. Bello. Sì. Perché so quello che mi offre il mercato oggi, ma non so quello che mi offre il mercato domani. Quindi io se la trovo... E vedi che dici, questa qua è un margine interessante, me la posso fare io. Poi,
quanto durerà? 8 mesi, ok, i prossimi 8 mesi, oltre a gestire la mia operazione, lavoro per fare altre operazioni e venderle. E questo è tanta roba, sì. Bene, bellissimo, bellissimo. Cos'è? Passiamo alle domande e risposte. Dai, domande e risposte, non ho idea, da quanto siamo online ormai? 41 minuti, cioè, cazzo. Dai, qualche domanda e risposta ci sta. Va bene, dai, vediamo un po', vediamo un po'. Allora. E poi faremo la domanda a quella finale di $1 milione, ovvero progetti per il futuro, qual è, tipo in chiusura del podcast. Dopo, non adesso? O no? Dopo, prima, perché sennò chiudono. Dai, dove? Se sentono i nostri progetti. Basta. Dai, vediamo qualche domanda. Allora. Intanto vi chiedo se ci avete sentito fino a qua, se continua a vedersi bene. Abbiamo messo in HD, oggi abbiamo anche il microfono, in teoria la qualità è aumentata, però qua leggo Mattia non sento più, ma io non ho capito adesso che se lo vediamo. Ok, cioè, no, c'è un commento interessante, sì, Picchio è bellissimo, hanno scritto. Grazie Albi. Ok, d'accordo. Ok, vediamo, sì, ma ok, questo adesso le vediamo, qua rispondiamo. Diteci se ci sentite, ci vedete ancora bene, così intanto rispondiamo un po' di domande, incominciamo. Ok, vediamo un po'. No, ci sono un bel po' di domande, però vediamo se la qualità è ancora alta. Ci sentite? Ci vedete bene? Scrivetecelo qua, così che partiamo e siamo certi che non stiamo parlando a vuoto. Vediamo. Guarda quante domande, si sente bene, perfetto, allora dai. Facciamo così, adesso metto un po' di domande in evidenza, sì, e tu rispondi, così oggi ti martelliamo. Allora, partiamo da Alessio, che l'aveva fatta un po' di tempo fa, è stato uno dei primi a fare la domanda. Sì. Da che margine inizi a valutare se un'operazione è interessante? Dal 20% in su, okay. 18-20%. Ma tu parti da quello, considerando anche quanto dovranno dare a te? Sì, assolutamente. Mm-hmm. Sì, sempre il costo. Devo mm-hmm. sempre tenere conto del... Quindi tolto quanto ti daranno a te come provvigione. Sì, io già inserisco la mia fee. Io okay. inserisco già la mia fee. Quindi la proponi, assolutamente. Dici, questo ti porterà questi risultati. Assolutamente. Io dico, infatti io, proponendo a società, io metto sempre come imposte per le società, chiaro, che è sempre il 9% del prezzo di transazione, okay, a meno che non si vada in reverse charge, piuttosto che... perché è il bene strumentale, certo, comunque il 9% del prezzo di transazione, io metto il 10%. Costa 500.000 euro? Ok, come anziché mettere 45 di imposte, io automaticamente di default metto 50, perché c'è il mio 1%. Certo. Chiarissimo. Poi, di volta in volta... E deve rendere poi da un 25 in base, sì, penso, sì, anche alla società che lo propone. Assolutamente, sì, ma soprattutto anche in base alla liquidità del tipo di operazione. Mm-hmm. Perché se siamo in centro a Milano, va bene, le società valutano anche un 15-16%, perché sanno che è veloce, sanno che è una cosa veloce, sicura. Se inizia a essere verso la periferia, piuttosto che un po' fuori Milano, allora comunque il 20% cautelativo deve comunque rimanere, sia per l'investitore privato piuttosto che per la società. Perché l'investitore privato pagherà di meno di imposte, ma avrà la plusvalenza, chiaro, adesso è il 26%. Bastardo. Proprio quest'anno, mentre per la società è diverso, perché pagherà più di imposte, ma non avrà la plusvalenza perché il reddito va a bilancio. Quindi... Chiaro, poi dipende dalla pianificazione fiscale. Allora, poi un'altra domanda, diceva, ma perché le vendi? Perché non le fai e le cedi? Abbiamo già risposto a questa domanda, perché perché i soldi purtroppo... Cioè, alla fine... Nel momento in cui riesci ad avere il capitale, ok, te le tieni tu. Certo. Se invece è troppo alto... Purtroppo i soldi non sono infiniti. Perché io ricordo che in una chiacchierata che avevo fatto proprio con Thomas, era uscita fuori la questione del... che effettivamente l'applichiamo anche noi sulle aziende, su tutti i vari progetti. Certo. Ovvero, se tu stai utilizzando la tua testa per fare una determinata operazione, e magari ti stai impegnando su un acquisto di un immobile a 100-200.000 euro, lo stesso impegno lo metti anche su operazioni da 100.000. Paradossalmente è meno difficile. È meno difficile, e poi il margine che ti prendi, essendo in percentuale, ti arriva. No, ma paradossalmente è più facile chiudere operazioni di importi grossi che importi piccoli. Sì, sì. Quindi automaticamente... E per la concorrenza? Per la concorrenza, per il tipo di margini, per il tipo, magari soprattutto per i frazionamenti, già quando compri immobili grossi di per sé hanno prezzi elevati. E... Certo. Tutto qua. Sì, sì. Essendoci più margine, c'è più spazio anche per te, c'è più margine di manovra, chiaro, c'è più margine di trattativa. Anche l'imprevisto riesce a gestire, certo, meglio. L'imprevisto lo riesce a gestire meglio. Mm-hmm. Quindi, purtroppo, perché non le faccio io, perché i soldi infiniti non sono. Per ora. Well. Allora, questo ok.
Alberto invece ci chiede: fai un contratto con le aziende a cui vendi le operazioni? Allora, ecco, questo me lo chiedono in parecchi. Io con una società in particolare non ho alcun contratto. Mm-hmm. Ho dei prestampati, diciamo, che mi sono fatto fare. Sì, mi devo dire un attimo. Scusate. Recupero un bicchiere. Ho dei contratti, dei prestampati, in cui ci sono appunto un contratto con tanto di penali, ma se devo essere sincero non ne ho mai utilizzato uno. Mm-hmm. Perché sì, la stretta di mano mi è sempre andata più che bene e a oggi non ho mai avuto problemi sotto questo aspetto. Ah, anche, ma anche perché tecnicamente, se poi tu lavori bene con una determinata società e ti ritrovi che questi qua vogliono, tra virgolette, fregarti, poi non lavoreranno. Cioè, ma infatti, perché quello che, come dicevamo prima, il ruolo del cacciatore immobiliare, procacciatore d'affari, chiamiamolo come vogliamo, è fondamentale per chi fa operazioni. Se provano a fregarti una volta, cioè se provano a fregarti una volta, hanno chiuso con te. Poi il nome gira, poi soprattutto adesso con l'avvento dei social, scusate il termine, ma siamo tra amici. È una chiacchierata da bar. Sputtanare un investitore piuttosto che una società che ti ha fregato l'operazione è un attimo. Certo. Cioè è più il danno che farebbero a loro stessi piuttosto che a te, perché io non faccio altro che, ok, mi hai rubato l'operazione, per me ti posso mettere una croce sopra, la proporrò ad altri, oltre che, ah sì, quella società, sai che mi hanno fatto questo e quest'altro. Mm-hmm. Sì, perfetto. No. Certo. Quindi è un attimo. Io fortunatamente ho sempre trovato persone, ma non oneste, che comunque guardavano più i loro interessi, ed era nel loro interesse sì, mantenere i rapporti. Giusto, anche tra professionisti e così. È il lungo periodo, tanto. Se trovi persone serie, guardi il lungo periodo, poi tanto chi cerca di fregare il prossimo. Nella nostra community è capitato più volte che ci chiedessero proprio, forse avevi risposto anche te, ho questa operazione ma ho paura a proporla, perché, cosa devo fare? E spesso ci si fascia la testa talmente tanto che l'operazione in primo va via. Ma mi è capitato 2 settimane fa, una persona voleva propormi un'operazione, però prima ancora di dirmi di che cosa si trattasse, firmami, ma che ti firmo? Io non so neanche di che cosa stiamo parlando. Alla fine ha temporeggiato, no, adesso chiedo al mio socio, no, adesso chiedo all'avvocato. Ciao, tanti saluti. Chiaro. Questo, ok. Poi dicono, a chi ti appoggi per cedere gli immobili che trovi? Qui, insomma, ci vorrà un po' di società partner che... Sì. Lo sveleremo poi. No, anche qua, come trovi l'investitore... mediatore, di consulenza. Poi è una domanda un po' più fiscale. Sì. Sei scritto come mediatore o fai fattura di consulenza? Difatti. No, allora io non sono un mediatore, quindi non sono né iscritto né tantomeno faccio l'agente immobiliare. Quindi faccio fatture di consulenza a tutti gli effetti. Sì, perché io non medio tra le parti. Io trovo su faccio un servizio a una società o a un privato piuttosto che. Ma non faccio mediazione. Diciamo, prepari il vestito e lo dai. Io preparo il vestito e lo do. Mm-hmm. Poi se gli sta bene, se non gli sta, amen. Ma non sono un mediatore. Ah, ok, connessione personale out, vento molto forte e mi sono perso. Penso che sia più suo però, perché noi siamo tranquilli. Oggi c'era un po' di vento. Niente, poi qualcuno chiedeva sostanzialmente, penso che si riferisca al saldo e stralcio, come trovavi l'esecutato, chiedono ai tempi. Quelle sono strategie, sono un po' da comprendere. È difficile da spiegare in un attimo, piano piano ti affini la tecnica, nel senso... No, anche poi tra l'altro mentre lo stavi dicendo qualcosina era saltato fuori, tipo sì, attraverso i social, una roba. Sì, attraverso i social, piuttosto che... Faceva veramente attività di spionaggio. 10 persone che si chiamano con quel nome lì. Io mandavo i messaggi a tutti. Certo. Una rispondeva. Pagine bianche, indirizzo, residenza, i social, ok, ho il codice fiscale, quindi vado a vedere la data di nascita, se è coniugato, cioè tante cose. Certo. Citofoni, posta, vai dal custode a chiedere, tante cose. Cioè, poi piano piano ogni volta cerchi di affinare la tecnica. Io una volta ho trovato un esecutato. Perché? Perché sulle pagine bianche ho trovato il numero di telefono di una persona che aveva lo stesso cognome, ma era in una via di 300 metri di distanza. Mm-hmm. Lo chiamo, gli dico, ma per caso io cercavo questa persona?
Questo qui era il padre. Ma con lo stesso nome. Era il padre. Eh sì, cognome, per forza. Lo stesso nome. Però era il padre di quello che stavo cercando. E lui mi ha messo in contatto col figlio, sì. Per quello è anche un bel gancio. No? Beh, il padre che spingeva, diceva, mio figlio, sto coglione, non ha pagato la banca, adesso mi porta via la casa, gliel'ho lasciata io. E quindi ha spinto il padre. Poi alla fine non se ne è fatto niente, perché alla fine era una situazione talmente complicata. Sì, sì, sì. Però poi piano piano finì la tecnica. Ed è una cosa che a me non piace proprio. Vediamo se ci arriva qualche altra domanda. Ok, sì. Qua ancora una domanda su come trovi l'investitore sostanzialmente. Ah no, avevamo visto. Qui hai anche contatti, come inizi? Cioè, oggi ti conoscono e sostanzialmente sono anche le persone e le società a contattarti, però inizialmente come sei arrivato a determinare società, ad acquisire determinata fiducia con le aziende? E se oggi dovessi partire da zero, cosa faresti? Ma sinceramente i social ti aiutano, nel senso che internet ti aiutano online, perché comunque quando hai l'operazione gli investitori li trovi. Mm-hmm. Certo, come entro in contatto con questi investitori? Vai su internet, online, cerchi le società di investimenti immobiliari, che è strapieno. Anche perché se è un'operazione buona ti ascoltano tutti. Sì, è strapieno. Tu a naso cerchi di capire quale può fare più al caso tuo, quale ti ispira più fiducia, ne puoi scegliere più di una, chiami, fissi un appuntamento, mandi una mail, ti presenti. E se c'è il prodotto, le persone interessate arrivano. E poi una volta che inizi, da cosa nasce cosa. Quindi poi una volta che hai fatto il primo passo, ogni passo fa sì che le tue possibilità aumentino in maniera esponenziale. Mm-hmm. Ciao. Vediamo un po', ok. Quanto che siamo? Allora. 54 minuti. Sì. Il mercato immobiliare qui in Puglia è sempre a ribasso, un sacco di roba alle aste, ma devi sganciare in 7 giorni. Come si fa a trovare i soldi? In 7 giorni? In 7 giorni? Cosa si intende? Cioè, penso che devi pagare in 7 giorni, no, non l'ho mai sentito. In senso è anche devi sganciare in 7 giorni, nel senso che dalla giudicazione qua a 120 giorni. 4 mesi, Genova 2 mesi, essenzialmente 2 mesi. Sì, cioè, prima era 2 mesi, adesso è diventato 120 giorni, però devi vendere, non ho capito. Devi sganciare. Ah, Alessio. Gianfranco, se ci stai sentendo, giusto un chiarimento su questo punto. Esatto. Sì, e perché adesso... in 7 giorni mi sembra veramente difficile. Mai sentita? Vediamo. Poi sul mercato immobiliare della Puglia non lo so. Le persone che lavorano in Puglia anche con le aste, 7 mi sembra molto strano. Oh, 7 mi sembra veramente... Allora, vediamo ancora queste domande, poi andiamo avanti. Ma batti solo una zona? Batti solo una zona oppure ti muovi su molte? Ah, no, beh, io sotto questo aspetto no. È brutto dire. Batto tutta Milano. Batto su tutta Milano, sì. No, ma semplicemente perché mi sono specializzato in una zona. Poi però, naturalmente, quando ti specializzi su una zona e basta... Sono poche le operazioni che ti saltano fuori. Quindi in più zone ti... specializzi, più aumentano le possibilità che ti arrivino, chiaro, che ti saltino fuori operazioni. Poi c'è la zona che prediligo piuttosto che c'è quella che mi sta un po' più sulle palle, però fondamentalmente su Milano, io Milano comune, quindi città di Milano, a 360 gradi. Poi ci sono dei comuni limitrofi che io prediligo, quelli della parte ovest, nord-ovest, perché sono semplicemente quelli che conosco meglio, piuttosto che in cui guardo anche le operazioni là. Okay. Invece altri comuni di Milano non li guardo nemmeno, ma perché non sarei in grado di fare un'analisi molto approfondita. Quindi batti tutta Milano. Però sì, tutta Milano, perché ormai conosco tutti i prezzi, diciamo, di zona in zona, quartiere in quartiere. Ok, qua poi sì, bisogna pagare in pochissimi giorni. Però in questo caso comunque io farei... diamo per assodato che va bene, sono 7 giorni, poi comprenderemo molto poco, però è interessante. Comunque c'è anche a dire che se uno partecipa a un'asta tendenzialmente magari è già coperto, potrebbe essere coperto. Sì. Tu di fatti non fai le aste perché presenti l'operazione a terzi. Certo. E poi sì. no le aste non ha senso quello che possa, a me, perché dovrei scomodare l'investitore, farlo venire
all'asta, quindi con l'incognita, con l'incognita di punto di domanda. Quando poi di fatti può trovarsene da sole l'asta, cioè tendenzialmente sì, il tuo tendenzialmente sì, no, è quello fatto del libero mercato. Che gli porti operazioni. Il libero mercato tendenzialmente, se arrivi per primo, sei veloce, tu sei quello che fa l'operazione. Mm-hmm. Perché magari quello dopo di te avrebbe offerto di più, ma il venditore non lo saprà mai se accetta la tua proposta. Mentre l'asta è proprio gara. L'asta sei in gara, quindi magari rischi di far perdere del tempo. E poi su Milano è assurdo, ho visto, c'è state operazioni, se sei in asta, partite tipo da 40, arrivata a 120, 140 mila euro sopra i prezzi di mercato, robe incredibili. Chi fa l'operazione di solito si intesta l'immobile o cercate sempre la cessione come prima opzione? No, allora, io, scusate, no, la famiglia ogni tanto chiama, adesso metto silenzioso. Allora, no, io cedo l'operazione piuttosto che, ecco, perdonatemi, ma, ecco, io cedo sempre l'operazione. Ma però dice, credo, chi fa l'operazione, no. Prova a fare la cessione preliminare? No, assolutamente, se la intesta. Quando invece l'operazione è strutturata per far sì che ci sia, che venga fatta la cessione del preliminare. Cessione preliminare non vuol dire che, sì, è vero, vendi il contratto, mm-hmm. ma fondamentalmente le operazioni, la società con cui collaboro, come quella che ho nominato prima dell'asilo, ha fatto totalmente l'operazione. Quindi alla fine ha ceduto il contratto agli utenti finali, quindi con immobili già ristrutturati, già pronti per essere abitati. Quindi... E poi comunque la cosa importante quando si fanno le cessioni è che comunque bisogna essere coperti a livello di capitali, perché se qualcosa va storto bisogna essere pronti a intestarsi gli immobili. Qualcuno ha detto, hai partita IVA da procacciatore. Qua Giuseppe Ricci. Sì. No, io non ce l'ho da procacciatore, da consulenza, perché io oltre, cioè fondamentalmente, io sì è vero, io cerco le operazioni, ma io presto delle consulenze, delle consulenze per privati piuttosto che per imprese, piuttosto che anche per agenzie immobiliari. Certo. Che poi comunque fondamentalmente mi sono dovuto specializzare nella valutazione degli immobili. Mm-hmm. E quindi molte agenzie di Milano, quando devono fare le valutazioni e non possono, non hanno tempo, piuttosto che ne vogliono una un po' più dettagliata rispetto al solito borsino immobiliare, dove scarichi i dati e fai valore al metro quadro per numeri di metri quadri, mi chiamano e mi chiedono di fargli una perizia, quindi una valutazione vera e propria. Chiarissimo. Sì. Ma no, io sono consulente. Mm-hmm. Ho più codici Ateco, quindi consulenze per i servizi alle imprese, per le persone, e anche nella parte di immobiliare, che io posso fare la ricerca, ho il codice Ateco per la ricerca di immobili, la valutazione di immobili, non mediazione. Quindi comunque abbastanza flessibile per andare incontro un po' a tutto. Assolutamente, sì. Per fortuna una cosa buona sotto questo aspetto c'è, puoi avere fino a 6 codici Ateco con la stessa partita IVA, quindi perfetto. Faccio questo. Gianfranco ci chiede, i locali grossi seminterrati è meglio dividerli o tenerseli interi? Allora, sì. Gianfranco, tu mi avevi dato lo io ti dico la verità, io i seminterrati non li valuto, ma non per qualcosa, perché secondo me anche quelli hanno il loro mercato, ma quanto perché non sono di molto, molto di gradimento per le società a cui propongo generalmente gli immobili. Sicuramente tagliarli, quindi creare dei tagli piccoli, è sempre più conveniente, sia che siano seminterrati, piani bassi, piani intermedi o piani alti. Anzi, forse i piani alti in determinate zone ha più senso tenere i tagli grossi. Allora, tipo mega loft. Sì. Oh, anche appartamenti di 200 metri quadri hanno più senso di esistere a un attico piuttosto che a piano terra. Ti dico la verità, però, adesso come adesso proprio ultimamente ne ho parlato, stavo rivalutando il fatto di valutare i seminterrati per fare il cambio d'uso e frazionamento. Ok. Perché? Perché secondo me in questo periodo storico a Milano chi deve comprare per mettere in affitto... Sicuramente. Io conosco tanti studenti universitari che finiscono i seminterrati. Sì. Cioè, quindi sicuramente se un appartamento, se un bilocale diciamo in una zona costa 250.000 euro, ok, fatto e finito, nuovo,
e arriva l'investitore che lo compra per metterlo in affitto, ok? Io sono sicuro che se gli propongo un bilocale in un muro seminterrato, cioè non con le bocche di lupo da cantina, ma diciamo una cosa fatta bene, glielo proponi a 180-190 e il suo scopo è solo quello di metterlo in affitto, tu naturalmente l'avrai pagato molto meno, lo vendi a molto meno, avrai un'utenza, quindi degli utenti finali che sono degli investitori, quindi guardano alla concretezza, non mi piace il colore delle porte del condominio, no. Allora elimini un certo tipo di utente finale, un target, hai anche un target, sì, avrai sicuramente un target diverso e riesci a fare l'operazione lo stesso. Io non lo faccio a livello diciamo direttamente con l'utente finale, ma comunque con la società con cui collaboro abbiamo definito, diciamo, stiamo definendo diciamo dei parametri per poter andare a fare operazioni anche sui seminterrati, così da avere degli utenti finali che siano investitori che mettono in affitto. Ciao. Milano in questo momento spinge tantissimo. Si fanno gli affitti completamente folle. Sì, è vero. Assolutamente. Allora, ragazzi, mi sono perso qualcosa. Come si chiama il vostro ospite? Io mi chiamo Thomas. Ok, boh, allora facciamo l'ultima domanda, così che poi ci colleghiamo un po' all'ultima domanda che ti facciamo, perché questa sera svegliamo anche un po' quello che è il tuo ultimo progetto, quelli che sono i tuoi progetti futuri, che è assolutamente interessante. Stasera ne abbiamo parlato proprio di quello che è la visione, e secondo me è vincente ed è assolutamente interessante. Gio Frusco chiede: dove imparo a redigere un business plan e un conto economico per fare le operazioni? Adesso poi ci colleghiamo. Ecco, proprio prima di rispondere a questa domanda, quello che ti chiederei è, intanto, noi questa sera ci tenevamo tantissimo alla community Investiro a presentarti, a presentare l'opportunità, o comunque a mettere la pulce nell'orecchio alle persone del fatto che esiste questa professione, possiamo dire, questa attività, questa professione estremamente remunerativa, perché si possono fare dei margini straordinari con un lavoro limitato. Cioè, quando ci ha raccontato in 4-5 giorni di lavoro, neanche full time, si riesce a realizzare, se dividiamo effettivamente l'importo di realizzo per le ore di effettivo lavoro, se fai un rapporto qualcosa da oltre direttore di banca, cioè da mega manager, ed è straordinario. Fai il rapporto del compenso con le ore dedicate effettivamente all'operazione, è altissimo. E quindi ci tenevamo tantissimo a farlo conoscere alla nostra community di investitori, perché è qualcosa di concreto. Cioè, noi spesso diciamo se prendi le operazioni immobiliari e le cedi, noi abbiamo fatto in alcune occasioni, puoi fare tanto capitale anche in un tempo limitato, però era poco concreto. Così questa sera con questo siamo riusciti a dare un po' più di informazioni e a dare un po' più di concretezza, e abbiamo unito un po' l'utile al dilettevole. Cioè, noi avevamo questa esigenza, te proprio in questi giorni stavi lanciando quello che è la tua Academy, quindi che è Real Estate Hunter, che noi sposiamo completamente ed è assolutamente interessante, che è l'anello di congiunzione con quello che di fatti è la visione di quello che vorresti realizzare. Quindi magari proviamo a far vedere, raccontiamo, se si può spoilerare qualcosa, quello che è la visione e gli obiettivi che vorrei raggiungere da qua a qualche anno, e poi magari raccontiamo anche in risposta anche a Gio Frusco, come si può diventare un cacciatore immobiliare, partendo dalla visione. Allora, diciamo che, come hai anticipato tu, il mio progetto, e che diciamo ho già gettato un po' le basi, appunto quello appunto di questa Academy, in cui comunque vengono formate le persone per diventare proprio dei cacciatori immobiliari veri e propri. Perché oggi, io mi chiedo, una persona che vuole iniziare a fare il cacciatore immobiliare, cioè spesso tutti i corsi ti spiegano, è quasi tutto incentrato su, sì, un pochettino su come la trovi, però quasi tutto su gestire l'operazione. Sì. Cioè pochi ti spiegano come andare a venderla, come impacchettarla. Sì, anche lì sul gestire l'operazione, poi il gestire le operazioni non finisci mai di imparare. Nel senso, perché ogni volta che supererai un imprevisto, l'hai imparato, la volta dopo si presenterà qualcos'altro, quindi è vero. Infatti quello che ho visto, che nel web
tutti che ti spiegano la fiscalità, tutti i dettagli legali, come pagare, l'associazione in partecipazione, gestire il cantiere, la vendita, i rapporti con le agenzie immobiliari. Sì, ma finché sei nessuno, le agenzie immobiliari, se ti presenti e dici ah, sono un cacciatore, chiamami per fare, quando hai operazioni non ti caga nessuno. Quindi appunto io questa Academy qua, mettendo a disposizione le mie conoscenze, mi piacerebbe creare una squadra più numerosa possibile, perché alla fine l'unione fa la forza anche in questo lavoro qui, quindi persone capaci di trovare, partendo da zero, le operazioni immobiliari, possibili, potenziali operazioni immobiliari, andare ad analizzarle assieme e poi assieme poterle vendere, cedere a società, okay, che sono più o meno importanti anche in base alla zona. Poi, fermo restando che io ho già, diciamo, un elenco, ma ripeto, una in particolare che nel 99% dei casi l'operazione la finanzia, okay, quindi sotto questo aspetto, se l'operazione regge e ha determinati requisiti, non ho nessun problema a proporla a questa società qui che al 99% la farà e quindi ci liquiderà il compenso. Quindi fare questa academy di persone che fanno lo stesso mio lavoro, con, quindi diciamo che essere appunto un gruppo pronto a uscire la mattina di casa piuttosto che dall'ufficio, pronti a battere più zone possibili per cercare più operazioni. Per essere anche più veloci. Ed essere anche più veloci, assolutamente. Quindi tecnicamente tu vai a passare il tuo know-how a terze persone. Sì, io continuerò a fare sempre il mio, però sarò circondato da 4, 5, 6, 20 persone, 30, che sapranno, avranno capito come fare, o comunque quali sono le caratteristiche che un'operazione immobiliare deve avere per essere interessante, sì, per quanto mi riguarda a me, piuttosto che agli investitori. Capisci che io sono da solo, certo. In 30 30 Thomas all'assalto l'esercito. Mi è venuto in mente la puntata dei Simpson dove, sì, c'erano mille Homer che andavano in giro per Springfield. Quindi è questo, quindi insegnare la ricerca da zero, quali sono i parametri, qual è il primo passo fondamentale, che è quello, prima di trovare l'operazione bisogna valutare una zona. Quindi sapere, fare vita, una valutazione di ogni zona. Poi redigere il business plan, appunto. Insegno, certo, anche a redigere un business plan, la differenza tra business plan e conto economico, quali sono i cenni tecnici piuttosto che economici che fanno sì, che mi permettono di sapere a priori se l'operazione immobiliare può stare in piedi o no, così da non perdere tempo ad andare a visitare un immobile che, certo, non è interessante, e tutto qua. Quindi redigere l'operazione, redigere un business plan, il conto economico, come presentarlo all'investitore, come gestire appunto l'accordo economico per la cessione e la segnalazione dell'operazione, e come poi come fare la fattura, penso che sia l'ultimo dei problemi. No, come ingrassare. Quindi sostanzialmente i soldi. Possiamo dire a tutti gli effetti che questa Academy, che si chiamerà Real Estate Hunter, possiamo annunciarlo, qualcuno lo ha già visto, sarà effettivamente il primo corso in Italia per diventare cacciatore immobiliare. Sì, mi sembra che sia il primo in assoluto, perché tutti gli altri corsi che ho visto vanno più sul fare le operazioni. Okay. Qui si tratta più di cercarle, trovarle e diventare un professionista, sì, e crearsi un'attività, certo, sì, anzi, quindi battere proprio la strada, fare il lavoro sporco. Quando ci hai presentato questo progetto e questa idea e ci hai fatto vedere anche la visione, quella di creare di fatti il più grande network di cacciatori immobiliari in Italia, per avere tante aziende a cui cedere l'operazione, per farle conoscere, partendo dal presupposto delle tue aziende preferite e quant'altro, e ci ho fatto vedere un po' tutta la visione, quello che si potrebbe creare a un certo punto. Qua abbiamo tralasciato molti, chiaramente per forza di cose, alcune parti della visione, che però è straordinaria. La prima domanda che mi è venuta in mente e che ti rifaccio, perché magari può essere venuta in mente a qualcun altro, è: ma non hai paura in questo modo di crearti la concorrenza? Ma guarda, ti dico la verità, no, perché secondo me ormai cioè la collaborazione è alla base di tutto, quindi di concorrenza non ho paura,
ma per il semplice motivo che secondo me appunto collaborando si può guadagnare molto di più, c'è da mangiare per tutti, mm-hmm. nel senso, c'è da mangiare per tutti e se oggi mangio di più io, domani mangi di più te, se iniziamo a sederci a tavola insieme, passatemi diciamo la metafora, si riesce veramente ad andare molto lontano. Mm-hmm. Tutto qui. Quindi naturalmente poi arriverà il momento in cui uno diventa indipendente, farà le cose per i fatti suoi, ognuno magari si specializza in una zona piuttosto che in un'altra. Io non posso avere sotto controllo il mercato di Torino, per dire, ma se c'è qualcuno che ha sotto controllo il mercato di Torino e so che valuta le operazioni nello stesso modo in cui le valuto io le società di Milano posso dire, spendere una parola in più, spingerle per far sì che investano sulle operazioni di Torino, mm-hmm. e non solo esclusivamente su Milano. Chiaro, purché chiaro. L'operazione sia stata confezionata e valutata in una certa maniera. Anche perché qualcuno dice, non so se sei d'accordo, che Torino sarà la prossima città a replicare un po' Milano. Ce ne vuole? Milano è Milano. È di parte. Ci dispiace, ragazzi. È di parte. Io no, sono di parte, sono mezzo pugliese, mezzo calabrese a livello come origini, quindi il meridione è nel cuore, però a livello economico Milano è Milano. Mm, come piazza è forte. Cioè possono crescere, sicuramente cresceranno città come Torino, Roma, Firenze, Verona, mi viene in mente. No, è vero, perché dalla parte di là verso Veneto, così Bologna, però cioè, loro se crescono di 10 gradini, nello stesso tempo Milano ne fa 30. Chiaro. Sì, ma semplicemente perché? Idea. Perché Milano si sta allineando anche a livello, soprattutto a livello immobiliare. Questo non è che lo dico io, lo dice il Sole 24 Ore, piuttosto che gli studi, cioè per studiosi che analizzano queste cose. Milano ormai è entrata insieme a Parigi e Londra tra le città più in d'Europa. Senza dubbio. Però vai a comprare un bilocale, un monolocale a Londra o a Parigi, ti costa 15.000 euro al metro quadro. Londra 20-30.000. Quindi gli investitori, quelli veramente che hanno soldi, che non sanno dove metterli, quindi li mettono negli immobili, se vengono a Milano e comprano un appartamento e lo pagano 8.000 euro al metro quadro, loro stanno già facendo un affare. Tu magari hai pagato 5,5, 6, capisci che... Che ce n'è. Bene, allora, visto che comunque sappiamo che ancora il corso non è pronto, questa Academy è in fase di sviluppo, magari lasciamo qua per tutti, poi finito questa live che è durata 73 minuti. Avevamo detto 40 minuti. Cioè, lasciamo il link per poter ricevere maggiori informazioni. E... Poi se c'è qualche commento, non ti preoccupare che magari non abbia risposto a tutti, girameli così. Ah sì, in imposta problemi, si può fare, rispondiamo poi ai commenti che magari sono rimasti in risposte. Quindi terminata questa live tra pochissimi minuti, tra poco, quindi siamo arrivati alla conclusione, mettiamo il link qua sopra, probabilmente magari manda anche una mail, mandiamo una mail a tutti che, così che potete rivedere e iscrivervi per ricevere le maggiori informazioni per l'Accademia di Thomas. Noi ti ringraziamo, abbiamo fatto una bellissima diretta, sono sicuro che abbiamo trasmesso tanto valore e soprattutto che magari abbiamo messo quella pulce nell'orecchio, che è sempre un po' l'obiettivo che abbiamo noi di investire per spingere le persone a far di più. Magari in questa live non tutti sono appassionati di immobili, perché comunque ci serve anche una certa predisposizione e una certa passione, però abbiamo dimostrato, abbiamo fatto vedere ancora una volta che partendo da zero, partendo senza capitali, ci sono tantissimi modi per creare il proprio capitale, creare il proprio patrimonio, la propria ricchezza e poi diventare investitori e diversificare. I modi sono tantissimi, bisogna solo seguire quello che si sente un po' più proprio e scalarlo. E tu, Thomas, di questo sei la dimostrazione estrema dell'immobiliare, quindi ti ringraziamo, ti ho fatto strapiacere e speriamo di averti in qualche altra diretta, magari facciamo proprio un podcast specifico che a noi ci piace, noi siamo appassionati di podcast e abbiamo un sacco di podcast. Buffettine e via. Quindi ciao a tutti e speriamo che questa diretta vi sia piaciuta, dateci un feedback. Ciao, Heroes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.